Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non richiedere un upgrade next gen. Negli ultimi tempi si parla in continuazione di next gen Nintendo, ed è palese che il punto cruciale attorno a cui ruota tutta la discussione è la presenza della retrocompatibilità sulla prossima console della grande N. Switch 2 sarà retrocompatibile? Beh, prevedere il futuro è impossibile, però possiamo dare uno sguardo al passato per cercare di capire come potrebbe muoversi Nintendo con Switch 2. Mettetevi comodi perché questo sarà un video ricchissimo, dato che nel corso degli anni e console dopo console Nintendo non ha mai scelto una linea precisa e anzi ha proposto tante soluzioni differenti. Ma se retrospettive del genere vi piacciono, mi raccomando, fatemelo sapere mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Cioè, nel senso, iscrivetevi, è gratis. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto ci tengo a fare due brevi precisazioni. In questo video ripercorreremo la storia della retrocompatibilità in senso stretto e secondo me si tratta di una feature che non va confusa con la possibilità che due sistemi siano perfettamente comunicanti tra di loro e quindi non significa coesistenza sul mercato. Ad esempio la PlayStation 5 è retrocompatibile con la 4, ma la PlayStation 4 non può leggere i titoli della 5 e i giochi arrivano su versioni differenti. Un altro esempio del genere potrebbe essere quello di Twilight Princess su GameCube e Wii. La Wii era perfettamente retrocompatibile, ma Nintendo fu costretta comunque a creare due versioni ben distinte dei titoli. Quindi, quando si parla di retrocompatibilità, si prende in considerazione solo la capacità dell'hardware più recente di avviare i giochi ereditati dalle precedenti generazioni e non il contrario. L'aspettativa è quella di poter giocare i titoli già acquistati e non quella di avere una console su cui continueranno a essere pubblicati i giochi anche dopo l'arrivo del suo successore. E poi, quando nel corso degli esempi dirò che una console è totalmente retrocompatibile, beh, prendete sempre questo totalmente come un 99%, perché ci saranno sempre delle eccezioni. Penso ad esempio ad alcune cartucce speciali per GBA, o magari quella manciata di titoli DS che utilizzavano delle strambe periferiche da inserire all'interno dello slot cartucce Game Boy Advance. Insomma, gli esempi ce ne sono a bizzeffe, ma si tratta sempre di una percentuale minuscola e non di un vero e proprio difetto di emulazione hardware o software. Detto questo, la nostra storia inizia ovviamente dalla seconda console di Nintendo, ovvero il Super Nintendo o Super Famicom, come era conosciuto in Giappone. E no, la console non è retrocompatibile, ma sappiamo per certo che nei piani iniziali di Nintendo sarebbe dovuto esserlo. In fondo la concorrenza si stava muovendo in quella direzione, con Sega ad esempio che permetteva di avviare i giochi Master System sul Genesis o il Mega Drive, e quindi i prototipi iniziali dello SNES presentavano un qualcosa di estremamente interessante, un terzo tasto sulla scocca che riportava la scritta Famicom. Ma le cose non erano affatto semplici e non sarebbe bastato inserire le cartucce e avviare la console in modalità retrocompatibilità tramite la pressione di questo tasto, perché l'idea di Nintendo era cervellotica ed era quella di avere un adattatore che era un NES in tutto e per tutto, che presentava però un'uscita video a V. Quindi bisognava collegare questa periferica allo SNES, mettere la console in modalità retrocompatibilità e solo così il segnale sarebbe partito dal nuovo NES, sarebbe passato attraverso lo SNES e poi infine arrivato alla televisione. Perché fare un casino del genere? Beh, la riproduzione dei giochi NES ne avrebbe guadagnato di sicuro in qualità video rispetto all'uscita RF standard, ma il sistema era così complicato e costoso da produrre che l'idea fu abbandonata durante la fase di sviluppo della console. In ogni caso, l'architettura tra le due console è praticamente condivisa e tutte le cartucce SNES al loro avvio partono in modalità 8-bit e solo in seguito alla CPU dello SNES effettua il passaggio ai 16-bit, ovvero uno switch, se mi passate il termine. Insomma, ci siamo andati molto vicini a una retrocompatibilità diretta. A questo punto però, prima di proseguire, bisogna andare avanti in parallelo, rivolgendo lo sguardo al mercato delle portatili, perché, come vedremo, Nintendo puntò molto su interazione e compatibilità tra console fisse e non. Qui però bisogna fare subito chiarezza. Il primo storico Game Boy, nel corso della sua commercializzazione, ha ricevuto
fatto un bel po' di revisioni prima di essere sostituito definitivamente dal Game Boy Advance. A rigor di logica si potrebbe pensare che il vero successore del Game Boy sia il Game Boy Color. In fondo questa console aggiungeva un bel po' di novità, cambiava di netto la scocca e aveva anche le sue cartucce dedicate. Ma è Nintendo stessa a considerare il Color come una semplice revisione del modello base, tanto che sul sito ufficiale le vendite delle due piattaforme sono accorpate, in modo un po' furbesco, in un'unica voce. Ma in questo caso, secondo me, ha senso trattarle come due entità separate. Infatti, come dicevamo, il Game Boy Color, pur garantendo una retrocompatibilità estesa, introdusse anche delle cartucce esclusive e si stima che solo il 30% della libreria dei titoli Color sia retrocompatibile con il Game Boy classico. Questo perché esistono due cartucce per il Color, quelle trasparenti e quelle nere. Le trasparenti sono esclusiva del Game Boy Color e sfruttano le migliorie hardware della console e per questo, pur entrando nello slot cartucce del Game Boy originale, del Light e del Pocket, l'assenza della parte intagliata fa sì che il tasto power non possa essere spinto fino in fondo e quindi la console non si accende. Ci sono poi le cartucce nere che in realtà sfruttano solo i nuovi colori del Color e quindi possono essere avviate senza problemi anche su Game Boy classici. Il GBC però è completamente retrocompatibile, anzi anche qualcosina in più. Legge infatti tutte le cartucce del Game Boy originale e all'avvio è possibile utilizzare una delle 12 palette standard disponibili su questa revisione. Inoltre c'è una lista di titoli Game Boy, poco più di una decina, che presenta una palette personalizzata che segue un senso, attribuendo dei colori verosimili. Ma facciamo un piccolo passettino indietro per osservare da vicino come il Super Nintendo garantisse una compatibilità con il Game Boy. Entra in scena il Super Game Boy. Come potete facilmente intuire, si tratta di un accessorio per Super Nintendo che permetteva di giocare su console fissa alle proprie cartucce Game Boy e Game Boy Color. La cosa interessante è che esistono dei titoli ottimizzati per sfruttare la configurazione Super Game Boy e questa feature veniva indicata sul box dalla scritta Super Game Boy Pack. Si tratta di miglioramenti marginali, molto spesso relativi ai colori visualizzati o alle cornici disponibili per le sessioni di gioco. Niente di rivoluzionario, ma comunque qualcosa di interessante. Il Super Game Boy era in un certo senso una periferica avveniristica, ma aveva un piccolo problemino. Per una serie di motivi tecnici, video e audio dei giochi Game Boy riprodotti tramite Super Game Boy andavano più veloci del 2,4%. Anche per questo in Giappone fu prodotta una seconda revisione, nominata con poca fantasia Super Game Boy 2. Questa risolveva il problema della velocità e aggiungeva la possibilità di giocare in due tramite il link cable, oltre a qualche miglioria grafica all'interfaccia. Però non fu mai commercializzata all'infuori del suolo nipponico. Il passaggio dal Super Nintendo al Nintendo 64 fu una vera doccia fredda per Nintendo, che improvvisamente si ritrovò a occupare il secondo posto, schiacciata dallo strapotere di Sony e della sua PlayStation. Ancora una volta fu scelto l'ennesimo formato proprietario con delle cartucce che riproponevano le linee stondate dei giochi SNES, europei e giapponesi, ma ne cambiavano completamente la forma. A differenza del precedente passaggio generazionale, non credo sia mai stata contemplata la retrocompatibilità con il Super Nintendo, anche perché l'atteggiamento portato avanti fu quello di estrema fiducia nella potenza del proprio brand. Il Nintendo 64 era il futuro e Nintendo non voleva che i giocatori guardassero indietro. In realtà, seppur ci fosse parecchio interesse intorno al nuovo hardware Nintendo, l'arrivo in netto ritardo sul mercato rispetto alla concorrenza e una serie di scelte anacronistiche furono pagate a caro prezzo dalla grande N. Esiste, sì, una periferica che permette, anzi promette, di avviare i titoli NES e SNES di qualsiasi regione su Nintendo 64, si chiama Tristar, ma si tratta di un prodotto non ufficiale che molto spesso presentava dei problemi di compatibilità. Però, insomma, se volete, lo potete recuperare tranquillamente su eBay. Proprio una sciocchezza. In questo periodo anche la compatibilità con il Game Boy fu ridotta al minimo storico. Nintendo commissionò a Intelligent Systems la creazione del White Boy 64, cioè praticamente la terza versione del Super Game Boy. Però, non si sa perché, la periferica non fu mai commercializzata e fu inviata solo a degli sviluppatori e oggi si tratta di un prototipo straricercato tra i collezionisti. Esiste però il Transfer Pack, una periferica che si inseriva nella porta di espansione del controller Nintendo 64 e che permetteva di trasferire dati tra giochi Game Boy e la console. Si tratta di contenuti secondari e marginali, ma soprattutto di una feature
sfruttata da pochissimi titoli, ma a suo modo garantiva una sorta di retrocompatibilità. Infatti, i due Pokémon Stadium avevano al loro interno un emulatore Game Boy. Inserendo la cartuccia di uno dei giochi Pokémon appartenenti alle prime due generazioni del brand, era possibile giocare alle prime due generazioni di titoli Pokémon su Game Boy sullo schermo della TV tramite il Nintendo 64. Ma ripeto, si trattava di emulazione a livello software, sbloccata dalla presenza delle cartucce. Con il GameCube si ripresentano più o meno gli stessi problemi avuti con il Nintendo 64 e l'ennesimo cambio di formato non ha di certo aiutato nella transizione generazionale. La scelta del mini disco era una via di mezzo che purtroppo si rivelò una decisione controproducente. Da una parte Nintendo era ossessionata dal mantenere il pieno controllo del formato fisico per contenere il fenomeno della pirateria e anche per lucrare il più possibile sui diritti di pubblicazione, dall'altro però cercava di abbracciare la modernità, passando alla comodità dei lettori ottici e ai vantaggi dei dischi. Ma la verità è che i mini DVD erano molto meno capienti dei DVD veri e propri, e mentre Sony proponeva un hardware che sapeva di futuro, Nintendo progettava una console con una maniglia. Quindi la retrocompatibilità fu totalmente ignorata su GameCube, e anzi le cartucce sembravano abbandonate per sempre. Ma come sappiamo, faranno il loro ritorno a sorpresa molti anni dopo. Sul versante portatile, invece, le cose procedevano in direzione diametralmente opposta e il vero successore del Game Boy, il Game Boy Advance, ancora una volta proponeva la totale retrocompatibilità con il catalogo passato e i nuovi tasti L e R, non presenti sui vecchi modelli, furono utilizzati per dare un qualcosina in più. Era infatti possibile utilizzare, tramite la pressione di questi tasti, il formato originale di visualizzazione, un quasi quadrato con bande nere, oppure optare per un'immagine widescreen ma con le proporzioni sballate. Attenzione però, perché nonostante il GBA ebbe un periodo di progettazione esteso e probabilmente tortuoso, la retrocompatibilità fu da subito identificata come un fattore fondamentale per il successo della console. Pensate che durante un'intervista, prima della commercializzazione del Game Boy Advance, Ryuji Umezu, figura appartenente al team di sviluppo della console, affermò che per garantire la retrocompatibilità al 100% furono testati su GBA uno ad uno tutti i giochi pubblicati su Game Boy e Game Boy Color. Una vera follia. La retrocompatibilità fu mantenuta anche nella versione SP dell'Advance, anche se il form factor fu completamente riscritto, mentre fu abbandonata nel Game Boy Micro, l'ultima revisione di questa console. Il Micro sacrificò in ottica della tascabilità non solo l'ergonomia, ma anche il supporto alle vecchie cartucce Game Boy, e si rivelò essere il primo e unico insuccesso a livello di vendite dell'Advance, pubblicato ormai quando l'attenzione del pubblico era rivolta altrove. Nintendo cercò in tutti i modi di far sì che il successo del GBA trainasse il GameCube, e furono molteplici tentativi di far interagire le due piattaforme. Il più interessante è di sicuro il Game Boy Player, che potremmo considerare come l'evoluzione del Super Game Boy. Trovate sul mio canale un video di qualche anno fa dove vi spiego per filo e per segno come funzionava questa periferica che si attaccava sul fondo del cubetto e permetteva di giocare a tutti i titoli Game Boy e Game Boy Advance sul televisore. È giusto notare che anche in questo caso non si trattava di emulazione software, ma il Game Boy Player aveva al suo interno un hardware molto simile a quello del Game Boy Advance. Entrando nell'era di Wii e DS, prende timidamente piede la realtà dei titoli digitali, un settore la cui retrocompatibilità ad oggi è diventata cruciale nella vita dei giocatori, ma andiamo con ordine. Il primo modello di Wii era retrocompatibile con il GameCube. La console infatti presentava uno slot per i dischi di dimensione umana, ma in cui potevano essere comunque inseriti i mini DVD del GameCube, ed erano presenti le quattro porte del controller GameCube e anche due slot per le memory card. C'è però una seconda revisione, commercializzata a partire dal 2011, che eliminava la retrocompatibilità col cubetto. Questa, che presentava la sigla RVL101, viene comunemente chiamata Family Edition e solitamente veniva presentata sui box e sui render in orizzontale e non più in verticale. Si trattò di una revisione pensata per ottimizzare i costi, che poi fu sostituita dalla Wii Mini, che a sua volta tagliava altre funzioni cruciali, come la possibilità di connettere la console a internet e toglieva lo slot per le card SD. Comunque sì, è vero, la retrocompatibilità di Wii si limitava a una sola generazione, quella GameCube, ma l'introduzione della Virtual Console permetteva di avere su un'unica piattaforma la possibilità di acquistare e giocare legalmente a un grandissimo pezzo di storia Nintendo, e non solo. Però c'era un fattore abbastanza preoccupante: gli acquisti fatti su Virtual Console e
sullo store rimanevano legati alla console. Nei piani iniziali di Nintendo il DS non avrebbe sostituito il Game Boy, ma si trattava di una piattaforma che avrebbe accompagnato in parallelo l'evoluzione della nota portatile. Il suo successo, senza precedenti, però portò all'estinzione del brand Game Boy, e questo fu dovuto in parte al fatto che il DS presentava nativamente la retrocompatibilità con le cartucce GBA. Dopo il primo modello, il Tank, il DS ebbe 3 revisioni e, a partire dalla seconda, spariva lo slot per le cartucce Game Boy. La scelta fu fatta in ottica dello sguardo rivolto verso il futuro. Infatti il DSi e il DSi XL, rispettivamente il terzo e il quarto modello di DS, introducevano il concetto di DSiWare, un aspetto abbastanza rivoluzionario per l'epoca. Però l'assenza della retrocompatibilità, secondo me, era un netto punto a sfavore rispetto al DS Lite. Il passaggio da Wii a Wii U fu abbastanza traumatico per Nintendo, questo perché gran parte dell'utenza neanche si rese conto che uscì una nuova console, e in tanti credevano che Wii U fosse un accessorio di Wii. Se volete approfondire un po' la storia di questo tragico fallimento, vi lascio in descrizione un video che ho fatto qualche anno fa sull'argomento. Quello che ci interessa adesso però è sapere come funzionava la retrocompatibilità tra le due piattaforme. Beh, questa era garantita al 100% e inserendo un disco Wii all'interno del lettore Wii U e selezionando l'apposito canale, la console entrava in tutto e per tutto in modalità Wii. E avendo in una parte del suo interno l'equivalente dell'hardware Wii, questo significava che tramite una soft mod era possibile sbloccare anche la retrocompatibilità GameCube. Ma vi ripeto, si trattava di un metodo non ufficiale. È doveroso ricordare come Nintendo decise di gestire la migrazione dei contenuti digitali da Wii a Wii U tramite un'apposita app. Questa richiedeva entrambe le piattaforme ed era possibile trasferire attraverso un processo non reversibile tutti i dati sulla nuova console, e avviando Wii U in modalità Wii era possibile ritrovare tutti i propri acquisti digitali. Le due Virtual Console rimanevano però entità separate e i titoli già acquistati in precedenza non dovevano essere riacquistati su Wii U, ma andava comunque effettuato un piccolo upgrade a pagamento di 1 o 2 euro se non ricordo male, che consentiva di giocare alla propria libreria Virtual Console Wii direttamente su Wii U. Col 3DS abbiamo una situazione analoga, ottima per chi aveva accumulato nel corso degli anni una libreria bella corposa di titoli DS. La console infatti è pienamente retrocompatibile con il suo predecessore e mantiene questa caratteristica in tutte le sue revisioni. Nonostante dal primo 3DS al 2DS XL siano cambiate tantissime cose, con numerosi redesign, aggiunte di input e l'esclusione della feature della visuale stereoscopica, la possibilità di leggere le cartucce DS è stata una piacevole costante. Ma siccome a Nintendo piace complicare le cose, va segnalato che le versioni New introducevano parecchie novità, tra cui anche un hardware leggermente più potente. Questo significò principalmente due cose. Alcuni titoli erano ottimizzati per la linea New, supportando in automatico il secondo analogico e riducendo i tempi di caricamento. Ma ci fu spazio anche per delle esclusive, dei giochi che potevano essere avviati solo su questi nuovi modelli. I più importanti sono 4 giochi fisici, capitanati da Xenoblade Chronicles 1, e 30 titoli SNES su Virtual Console. Infine, siccome il 3DS ereditò la libreria dei DSiWare, tramite un apposito tool, molto simile a quello delle console fisse, era possibile trasferire la propria libreria di acquisti digitali da DS a 3DS. Ed eccoci arrivati alla Switch, una console di grande successo che però ha rappresentato un grande rischio per Nintendo. La console ibrida ha tagliato i ponti con il passato e ha unificato due mercati che fino a quel momento procedevano in parallelo all'interno di un'unica piattaforma. Mentre per Wii U alienare una base di utenza così piccola è stato in realtà un rischio relativo, si è trattato di una vera e propria scommessa, quella di sostituire 3DS con la Switch. Fortuna o meno, Nintendo ha decisamente scelto la strada vincente. Switch è una delle console più popolari di tutti i tempi. Ed è qui che dobbiamo sbilanciarci. Switch 2 sarà retrocompatibile? Abbiamo visto che nel corso della sua storia Nintendo ha agito sempre in modo ambivalente. A volte non si è fatta scrupoli a forzare il passaggio generazionale portando alta la bandiera dell'innovazione a tutti i costi, alle volte con un pizzico di presunzione. Dall'altra, seppure in modo molto controllato, cerca sempre di mantenere intatto il legame che c'è tra l'utenza e il marchio Nintendo, e questo significa tenere vivi i ricordi e l'interesse verso le piattaforme tramite l'accesso alle librerie passate. Il mercato però ha subito notevoli stravolgimenti negli ultimi anni, e con una base installata del genere e la sempre più grande importanza rivestita dagli acquisti digitali all'interno del mercato, tagliare fuori l'utenza Switch sarebbe un errore clamoroso, soprattutto nel momento in cui si è lavorato tanto per creare un ecosistema riconducibile ai Nintendo Account.
Io mi sbilancio e dico che la retrocompatibilità sarà sia digitale, grazie alla persistenza dei Nintendo Account, che fisica, tramite la presenza di uno slot cartucce. Ma si sa, con Nintendo mai dire mai, e a questo punto lancio la palla a voi. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi Switch 2 sarà retrocompatibile e come Nintendo deciderà di gestire questa importante feature, e soprattutto se in passato avete sfruttato o meno la retrocompatibilità tra una console e l'altra, non per forza Nintendo. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, retrocompatibilità tranquille, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Paro Retro, Michele Compatibile, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ah, sì. Ma dove va? Io che? Cazzo!